Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV e oggi, nonostante faccia un caldo bestiale, sono qui per rinfrescarmi un po' con un nuovo video recensione dove andremo ad assaggiare un'altra energy drink. Non molto tempo fa feci un video dove mostrai una bevanda chiamata Boost, è una energy drink reperibile solo nei punti vendita LD ed MD Discount, quindi una bevanda sconosciuta per il mondo, diciamo. E l'ho recensita e devo dire che era anche abbastanza buona. Ricordo però che in quel video accennai una cosa particolare, che di quella bevanda esisteva infatti un'altra versione, ovvero quella sugar free. Cosa ho fatto io, ragazzi? Allora sono andato appositamente all'LD per acquistare la versione sugar free della bevanda che portai l'altra volta. Infatti, se guardate nella copertina dell'altro video, appunto, vedete anche questa qui. E dato che io sono curioso, perché molti probabilmente diranno: beh, ma teoricamente che senso ha portare la versione sugar free, dato che teoricamente dovrebbe avere lo stesso sapore di quella classica o comunque quella standard? Ebbene, ragazzi, voglio vedere se la presenza dello zucchero o meno influisca sul sapore della bevanda, quindi fare anche una piccola recensione su questa. Ragazzi miei, eccoci qui con la lattina di Boost. Come potete vedere toccandola, non so se si nota a video, ma è appena uscita dal frigo. Un po' tutte le bevande che porto escono appena dal frigo, quindi sono belle fresche e si può sentire bene proprio il sapore. Perciò, oltre che vedere il design di questa lattina, che è praticamente uguale a quella standard, ho deciso di acquistare comunque anche l'altra versione, quella che portai l'altra volta. Questa non la proverò adesso, appunto perché l'ho già provata in un altro video, ma l'ho presa solo e soltanto per fare un piccolo confronto tra le due lattine, proprio per vedere un po' il design, che come potete vedere è praticamente uguale, cioè simile, diciamo, cambia solo il colore. Infatti la saetta che vedete qui è blu e non gialla-arancio come in quella standard. E anche il colore, no, e lo sfondo, diciamo, un po' della lattina è di un bel blu, proprio zaffiro, no? Oserei dire in questo modo, mentre questo è rosso rubino. Facciamo un po' i paragoni alle pietre preziose. Se invece guardiamo qui la linguetta della lattina, questa è rossa e questa è nera. Non so il senso di questa cosa, potevano evitare di sprecare inchiostro, tanto non è che credo che le persone guardino la linguetta. E poi anche la scritta qui, leggiamo scritto Action Drink e qui vediamo Sugar Free. Bene o male, qua Energy Drink e qui con taurina e caffeina, cioè sono uguali. Lasciando da parte questa, qua troviamo i valori nutrizionali, tutti gli ingredienti, casomai vi interessasse, ci sono anche le indicazioni e la lattina è da 250 ml. E questa è la nostra lattina di Boost Sugar Free. Quindi proviamola e vediamo cosa cambia. Ditemi ragazzi, ma quanto spaccano queste due lattine così simili, messe così una a fianco all'altra? Davvero, questa immagine la metterò come copertina del video perché vi giuro, è troppo troppo figa. Un'altra cosa che tenevo a specificare è che queste bevande sono così sconosciute che per trovare la foto su internet davvero ho dovuto girare fino in capo al mondo. E davvero, adesso che le ho entrambe, gli faccio una bella foto, le ritaglio e le metto come sfondo, comunque come copertina del video, ecco. Non perdiamoci in chiacchiere, direi subito di versare dentro questa qui, che è la nostra bevanda, da noi scelta. Questo, ragazzi, non può mancare, un bicchiere pulito, e quindi direi subito di aprire la bevanda. Allora, versiamola qui dentro. Che dire, ragazzi, il colore è molto simile rispetto a quello dell'altra bevanda, però non è uguale, è leggermente più chiaro, molto più chiaro. Infatti,
Ricordo che quello dell'altra bevanda era un pochettino più nitido, questo invece è più chiaro, molto più chiaro. Si nota di più, diciamo, la trasparenza. Non so a cosa può essere dovuto, se è un colorante o qualcos'altro. Direi subito quindi di scoprire se cambia qualcosa, se c'è qualche differenza rispetto alla standard. Ragazzi, l'odore della bevanda sugar free è uguale identico a quello della bevanda standard. Questo non ci piove. Però, ragazzi, davvero, vediamo se c'è qualche variazione a livello di sapore. Proviamolo. Che dire, ragazzi? Il sapore di questa bevanda è comunque abbastanza dolce, dato che appena entra in bocca lo si sente questo sapore dolce, tutta questa dolcezza. E all'inizio si rilascia anche tanta freschezza, cioè molto fresca in bocca. Solo che poi, quando appunto passa un po' di tempo che la si è gustata, lascia un senso di secchezza, no? Si sente un po' la gola secca. Forse appunto è dovuto alla presenza di meno zucchero, comunque dall'assenza di zuccheri. Infatti, appena ne si beve un po', dopo si sente il bisogno di bere l'acqua o di bere qualcos'altro perché appunto secca un po' la gola dopo un po'. Quindi non so cosa davvero ci sia di particolare in questa bevanda. Il sapore è simile a quello della classica, non c'è il caramello, invece nella standard c'era un retrogusto di caramello, invece questo ha sapore classico, ma appunto sugar free, diciamo. Che dire, ragazzi, non è male, però diciamo che preferisco le bevande un pochettino più dolci che lasciano un sapore più lungo in bocca, ecco. Che dire, ragazzi, questa bevanda non è affatto male, ha un buon gusto che davvero è abbastanza particolare, restando comunque sul classico. Però davvero, questa è una cosa soggettiva, cioè personale. Poi dipende da ognuno di voi, ma gli manca, diciamo, quel tocco in più di freschezza che resta un putto in bocca dopo averla bevuta. Diciamo che la freschezza svanisce quasi subito. Però non è affatto una brutta lattina, no, infatti, non è una bevanda da scartare o comunque da non provare. Anche perché davvero, ragazzi, non significa che questa bevanda sia poco nota o sia venduta solo in determinati punti vendita, significa che faccia schifo, no. Se vi piace, se avete intenzione di provarla anche solo per sapere com'è, ve la consiglio, perché appunto non è male. Poi dipende da persona a persona, ma io l'ho provata e devo dire che a me piace. Poi il parere ovviamente è tutto soggettivo. Se questo video vi è piaciuto, come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram dove trovate la pagina dei miei disegni e noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!